Oggi, 17 dicembre 2017, il giorno della festa di San Lazzaro, il mendicante di San Lazzaro, ci troviamo con Monsignor Luigi Betazzi per rivedere quel momento in cui una quarantina di vescovi, il 16 novembre del 1965, si ritrovarono nelle catacombe Domitilla per costituire un patto, chiamato il Patto delle Catacombe, dove queste persone si impegnavano a vivere nella povertà. E questo è stato poi ripreso il 16 novembre del 2015 a San Gennaro dei Poveri a Napoli. Ecco, puoi dirci qualcosa riguardo. Ma vi dirò che quello del 16 dicembre del 65 derivava dal fatto che in concilio i vescovi dell'America Latina e un gruppetto del Medio Oriente dicevano bisogna che la Chiesa diventi la Chiesa dei poveri. Già Papa Giovanni aveva detto non deve essere soltanto la Chiesa per i poveri, ma la Chiesa dei poveri, cioè che si sentono veramente a casa loro. C'era un altro camera, per esempio, il famoso vescovo brasiliano, e Pierre Gautier, un prete francese che era andato a Nazareth per fare il falegname, come Gesù ha fatto il falegname. Allora spingevano per la Chiesa dei poveri. Il movimento si ritrovava nel collegio belga dei belgi, perché il cardinale Sinus li aveva protetti, ma Paolo VI temeva che l'insistere sulla Chiesa dei poveri fosse, c'era allora la guerra fredda tra America e Russia, che sembrasse quasi un appoggio contro la ricchezza dell'America, un appoggio alla sinistra. E allora voleva che non se ne parlasse molto e si impegnava lui a fare un'enciclica che fu poi la Populorum Progressio del 1967, che però è più per la pace, ecco, che per la povertà. Visto allora che non se ne poteva parlare molto, il vescovo del collegio belga, soprattutto il vescovo di Tournai, era, allora proposero, dice, beh, cominciamo noi vescovi, e sparsero la voce per invitare alle catacombe di Domitilla quel giorno. Furono pochi, una quarantina, perché? Perché c'erano degli impegni delle commissioni, perché c'erano incontri dei vescovadi, e la cosa si venne a spiro, venne a sapere perché facevo parte di un piccolo gruppo di vescovi della spiritualità di Padre De Foucault, quando i piccoli dicevano sono i monsignori, la comunità dei piccoli monsignori. E allora, tanto è vero che 9 di noi ci trovammo là. E ci fu questa messa, poi alla fine questo vescovo belga tirò fuori questo patto, dice cominciamo almeno noi vescovi, che diceva noi vescovi così, ecco, vogliamo, e c'era una serie, passò 13, 14 impegni, in cui ci impegniamo a vivere più poveramente, a non avere delle grandi abitazioni, dei grandi mezzi di trasporto, a star vicini ai lavoratori, ai poveri, a non avere noi le finanze, a cercare dei laici fidati, ecco, perché abbiano loro. Ecco, questo fu il patto, siccome era stato fatto questo impegno, ecco, lì alle catacombe, fu chiamato il patto delle catacombe. Poi impegnarono ciascuno dei 40 presenti a farlo firmare da altri, in maniera che al Papa andarono 500 firme di vescovi. E tanti, per esempio, Altercamera non c'era quel giorno, l'ha firmato e allora hanno chiesto, ha firmato anche lei, anche sì, tanto vero che adesso su quelli che erano presenti c'è qualche differenza perché qualcuno fa il nome di quelli che hanno firmato e quando la televisione tedesca mi cercò qualche anno fa, dice ma chi erano? Lei deve cercare l'archivio del vescovo di Tournai. Andarono e allora c'è l'elenco dei 42 che erano presenti. Ecco. Questo era l'impegno che si era preso e che si è diffuso, ma la cosa non venne risaputa tanto. Dopo 50 anni vollero ricordare il patto delle catacombe. E allora fecero una grande riunione un sabato a Propaganda Fide, dove parlarono del professor Meloni, ambientò storicamente, padre Sobrino parlò di questo. E poi anch'io ho detto qualche testimonianza, ma il lunedì 16 novembre del 2015 allora andammo alle catacombe di Domitilla.
E là, diciamo, l'ha messa, dici io l'ha messa, ma il discorso lo fece padre Sobrino. Ma a San Gennaro qui. Ma il padre a San Gennaro di Povere, il padre, sì. Il padre Zanotelli, che è un missionario che era stato nelle periferie là della, di Nairobi, in Kenya, dove le cose più povere. E poi era venuto a Napoli e stava negli ambienti più poveri, dice vogliamo fare anche qui il patto delle catacombe. E allora cercarono le catacombe di San Gennaro a Napoli e la sera del 16 novembre, allora ci trovavamo, andai anch'io da Roma dove ero, e allora aveva preparato un nuovo patto, nel senso che aveva aggiornato l'altro, per esempio ai tempi del Concilio non si parlava tanto di banche, non si parlava di immigrati, e allora ecco il nuovo patto delle catacombe tiene conto della situazione del mondo di oggi. Proprio riprendendo il tema della Chiesa dei poveri, per dire non è una forma di buonismo, come diceva Papa Giovanni, è sempre stata la Chiesa per i poveri, ma dava l'impressione che la Chiesa si alleava un po' con quelli che stavano meglio, sia pure per attuare i poveri. Mentre la Chiesa deve dare mostrare l'esperienza, come era stata la Chiesa nei primi secoli. Erano i poveri che facevano parte della Chiesa, la Chiesa rifiutava per esempio di fare il militare, di andare a ammazzare gli altri. Poi con Costantino, con Teodosio, quando la Chiesa è diventata la Chiesa di Stato, allora lo Stato difendeva la Chiesa, ma la Chiesa difendeva lo Stato. E allora i militari, anzi, preferivano i cristiani perché erano i più sicuri. Poi l'appoggio in maniera che, sia pure in buona fede, ma era diventata una Chiesa molto potente, tanto più col Papa che era diventato addirittura il Papa re, il re di uno Stato pontificio, e doveva fare quel che fanno i re. Io quando ero in seminario in Piazza dei Martiri, Piazza Umberto, e andavo tutte le mattine a dire la messa in Duomo, a San Pietro, passavo tutte le mattine in via Strazza Cappri, c'era forse ancora, c'è una lapide che ricorda che Pio IX ha impiccato due persone. Ma il beato Pio IX era un re, per certi delitti i re impiccavano, quei due hanno fatto il delitto e lui li ha impiccati. Quindi questo creava una diversa fisionomia. No, no, la Chiesa dei poveri che deve tornare ad essere una Chiesa semplice, che se c'è una banca non è per fare degli interessi per appoggiare, ma soltanto perché sia al servizio della struttura della Chiesa, della struttura delle sue missioni. Ecco, questa era l'idea che allora partì, ma poi è rimasta un po' così perché le esigenze, ma soprattutto durante la Guerra Fredda, ecco, con la parte che sembrava che fosse per i poveri, che dicevano noi siamo materialisti atei, e allora ecco, creava qualche problema. Ecco. Adesso, caduto il muro di Berlino, anche perché un certo padre Congar, domenicano, aveva detto un concilio per essere ben capito e ben attuato ha bisogno di 50 anni. E allora lo Spirito Santo era d'accordo con Congar, perché anche gli altri papi hanno fatto quel che dovevano, per esempio Paolo VI riuscì a chiudere il concilio, Giovanni l'aveva aperto, non sappiamo se e come l'avrebbe chiuso, Paolo non l'avrebbe mai aperto, ma l'ha saputo chiudere portando anche all'unanimità, ecco, in maniera che su 2500 se 12 dicono di no e niente, e quindi a distanza è stato opportuno, perché insomma, contro tutti i vescovi del mondo, anche i buoni amici di Lefebvre, voi siete, era 1, 2, 3 contro 2500. Giovanni Paolo I in un mese ha fatto vedere che il Papa doveva essere uno vicino alla gente. E poi Giovanni Paolo II, il suo compito credo sia stato quello di far conoscere la gente, ma di far cadere il muro di Berlino, perché lui andando là, ecco, è riuscito a parlare della libertà, e quando la Russia voleva invadere la Polonia come fece con l'Ungheria nel 1956,
Paolo VI dice, Giovanni Paolo II dice, io sono polacco, se voi invadete io vado in Polonia. E loro sono rimasti bloccati. E anche Papa Benedetto, nei suoi pochi anni, era un teologo, ha fatto capire alcune cose che solo lui come teologo, per esempio che non c'è il limbo. Lui ancora da cardinale aveva detto all'associazione teologica, ho studiato un po' il limbo, perché noi prima se un bambino moriva senza battesimo non andava mica in paradiso, al limbo. Loro ha studiato tanto tempo che intanto lui è diventato papa. Poi gli hanno detto, guardi, non c'è mica il limbo. L'avevano detto per dire l'importanza del battesimo, ma loro dove vanno? In paradiso. Come la gente ha sempre pensato, ecco. Ma allora questo qui è importante, cioè anche i non cristiani, anche i non battezzati possono andare in paradiso. Allora di capire che il mondo è il mondo di Gesù Cristo, quindi è un mondo soprannaturale. Se uno ci nasce, respira il soprannaturale. Poi il Signore vuole che quello che è dono suo sia anche conquista nostra, allora dobbiamo arrivare quando possiamo dire di sì, ma è il tempo in cui possiamo dire anche di no. Siccome ci sono tanti no più forti più o meno, ecco, allora nasciamo con la grazia dentro, ma dobbiamo essere attenti, perché è stato importante Benedetto. Poi dopo 50 anni, allora lo Spirito Santo ha mandato un Papa come Francesco, io credo, non ditelo in giro, che se sapevano davvero com'era il cardinale, mica lo facevano Papa. Ma sa, c'erano delle storie lì in Vaticano, in maggiordomi che mandavano le lettere, che scrivevano. E Papa Benedetto, che aveva visto che Giovanni Paolo II gli ultimi 3 anni non ce la faceva a fare il Papa, e allora era il segretario che faceva il Papa, no? Il Papa deve essere lui. Se si accorge che a un certo punto non ce la fa più, si fa da parte perché venga un nuovo Papa. Fra l'altro dicono che lui pensava all'arcivescovo di Milano, perché dice che ci vuole uno di forza. Invece i cardinali avranno detto no, se è un italiano, anche solo un europeo, ha dei contatti in Vaticano, è meglio che facciamo uno dall'altra parte del mondo. E hanno fatto questo papa che già da arcivescovo andava sempre nelle periferie, così gli avevano detto che guarda che in queste enorme periferie di Buenos Aires il prete arriva a 500 metri, allora lui ogni 500 metri metteva un prete. E andava vestito da prete, così si... aveva già fatto l'esperienza di una chiesa che era chiesa dei poveri. È diventato papa, ha capito che il Signore l'ha fatto perché tutta la chiesa, ecco, abbia questa sensibilità. Perché ci viene sempre, insomma, di dire, di curare i nostri interessi. Come singoli, come gruppi, come nazioni, le nazioni più forti, che organizzano il mondo per i loro interessi. E cosa succede? Che quanto più uno cerca i suoi interessi, e tanto più calpesta gli interessi degli altri. E allora, quanto più si diventa ricchi, tanto più facciamo dei poveri intorno a noi. Ecco, questo allora è il grande problema, e Papa Francesco, ecco, allora pensa alla Chiesa dei poveri, e la vive, fra l'altro, le scelte che fa nei viaggi, la prima uscita è andare a Lampedusa e poi è andato in Africa in un paese dove c'è la guerra. Poi è andato a Cuba prima di andare in America. Così a Cuba ha potuto incontrare il patriarca di Mosca, che né lui poteva andare a Mosca né quello veniva a Roma, ha trovato il modo di incontrarsi lì. Ecco. Cioè adesso è andato nel Myanmar, in Pakistan, insomma, in Bangladesh, ecco, che sono paesi, peraltro i cristiani sono pochi, ma per portare avanti ecco, l'idea della pace. Questa è la prima cosa di Papa, del Papa. E l'altra cosa importante è che lui dice la sinodalità, come c'è gli ortodossi. Cosa vuol dire? In concilio dicevamo la collegialità, cioè il Papa è Papa, ma il capo del collegio degli apostoli, con Pietro era il capo, ma del collegio degli apostoli. Cosa vuol dire? Che il Papa dice l'ultima parola dopo che ha sentito le parole degli altri. Perché lo Spirito Santo lavora nella Chiesa. Guardate anche gli ordini religiosi. San Francesco, San Domenico erano mica cardinali. Anche i movimenti, Chiara Lubich.
Allora, e lo Spirito Santo lavora nella Chiesa, poi ecco, bisogna che la gerarchia coordini. Ma allora ecco questo problema della sinodalità. Anche il Concilio Vaticano I, che ha detto che il Papa è infallibile, dice è infallibile perché esprime l'infallibilità della Chiesa. È la Chiesa che è infallibile, è il Papa. Tant'è vero che quando Pio XII ha voluto definire che la Madonna è assunta in cielo, prima si è informata in tutta la Chiesa, ci crediamo, e allora io la definisco, ma non ha potuto definire se la Madonna è stata assunta prima di morire o dopo morta. Tutti pensano dopo morta, ma non è così sicuro di fede. E lui non ha potuto definire, ha detto la Madonna giunta al termine della vita, senza dire, è stata assunta. Assunta dobbiamo credere. E poi è morto, ci pensiamo, ma non è così di fede. E allora per questo io credo che la gerarchia ci vuole per dire l'ultima parola. Ma è l'ultimo se prima ce ne sono state delle altre. Il Papa che fa un sinodo sulla famiglia, l'anno prima fa un pre-sinodo, vanno anche dei laici per dire guardi nella Chiesa così, così, allora lui può parlare. Così anche i vescovi, quando radunano i preti, non devo dire ho pensato così, dito la gente, informati. E poi gli l'ultima parola. Come i consigli pastorali. Io avevo un mio pretino, quando gli dissi perché non fai il consiglio pastorale? Ah, non signore, so sbagliare da solo e faccio più in fretta. Lui pensava che fosse, no, perché devi sentire come la gente. Diceva già Papa Giovanni per il concilio, non è tanto un consiglio dogmatico. Consiglio dogmatico è, le cose sono così, chi non ci sta, anatema sì, teretico. È un consiglio pastorale, cosa vuol dire? Io devo dire le cose in modo che la gente le capisca, le accolga e poi alla fine farà il suo atto di fede. Allora la sinodalità sono le due cose caratteristiche, secondo me, di Papa Francesco. La Chiesa dei poveri e la sinodalità, ecco. La Chiesa è una grande famiglia in cui si parla, si discute, lo Spirito Santo qua e là dice le sue cose e poi allora la gerarchia la raccoglie. Ecco, questo credo che sia. E allora anche vedete la Chiesa dei poveri seminata in concilio è sbocciata al patto delle catacombe del 2015 essendo Papa Francesco, che ha questa spinta che lui, il Signore, gli ha dato e che ha già sperimentato nella sua vita di arcivescovo di Buenos Aires. Grazie, Signore.